Wow! Le ricette di zio Roberto. Buon appetito! Amici, buongiorno. Oggi andremo a preparare degli ottimi bucatini con pomodorini piccadilli grigliati al forno, per cui andremo a fare una salsa con dei pomodorini, però preventivamente li andremo a grigliare al forno per circa una mezz'oretta, dopodiché andremo a fare una salsa e metteremo aglio, sale, una spolveratina di origano, peperoncino rosso, peperoncino, un cucchiaino di sale e naturalmente del basilico, olio di extravergine di oliva di frantoio. E poi alla fine, quando avremo il piatto bello impiattato, andremo a dare una spolverata di parmigiano reggiano. Abbiamo bisogno di una leccarda con della carta al forno. Andremo a pulire i pomodorini togliendo la parte del picciolo, li andremo a predisporre in questa leccarda e andremo a metterli nel forno per 30, 35 e 40 minuti, dopodiché, una volta usciti, si lasciano raffreddare, si prepara una padella e si dà il via alla preparazione della salsa. Fatta la salsa, andremo a condire questi nostri bucatini. Ora ci muniamo di un coltello e andremo a togliere questa parte qui e disponiamo i pomodorini sulla leccarda. I pomodori sono naturalmente stati ben lavati. Anzi, diciamo che avendo fatto questa apertura, diciamo che praticamente i nostri pomodori andranno un po' a perdere. Ecco, facciamo un piccolo taglio così, in questo modo, in modo che possano asciugarsi un pochino dell'acqua di vegetazione. Bene, cari amici, io ho tagliati tutti, ho tolto tutti i piccioli qui. Poi ho fatto un taglio e questo taglio l'ho fatto corrispondere alla parte di sopra. Adesso li vado a mettere per 30 minuti, 35, 40, dipende da quanto tempo, da come li vedo io. Dopodiché li esco dal forno, li faccio raffreddare e andremo a fare la salsa. La temperatura è 180 gradi, anzi potremmo metterla anche a 200 gradi. Temperatura del forno a 200 gradi per 30, 35, 40 minuti. Come avete visto, sono stati 40 minuti in forno e questo è il risultato. Adesso li faccio raffreddare, poi verranno tagliati a pezzettini e messi nel coccio e lì andrò a fare la salsa. Certo, naturalmente avranno un gusto tutto particolare. Adesso andiamo a prendere questi pomodori, li tagliamo in questo modo e li mettiamo su con la pasta e li andremo a fare scolare, cioè andremo a fare scolare il liquido. Il profumo dei pomodori così è veramente eccezionale, per cui immagino la salsa quanto verrà buona. Ho messo i pomodori in un setaccio, in uno scolapasta, è già da un bel po'. Adesso non faccio altro che passarli. Ecco, vedete un po' tutto il liquido che è scolato giù. Adesso prendiamo la padella, la mettiamo sul fuoco, vado ad accendere, vado a metterlo sul fuoco. Adesso andiamo a mettere
il nostro aglio. Il particolare è che già abbiamo, anziché di un pomodoro crudo, un pomodoro cotto al forno, per cui il sapore è qualcosa di veramente eccezionale. Poi, se andate a vedere un pochino, è a diversità della salsa normale che faccio io, abbiamo un aroma che generalmente non uso per la salsa, che è l'origano, un po' di zucchero, un po' di sale, poi lo vado ad aggiustare, un po' di peperoncino, foglie di basilico, momentaneamente tutto a crudo. Se li tagliate, spezzatelo con le mani. Basilico del mio balcone, guardate un po' che foglie ha fatto. Ecco qui un bel cucchiaio di legno e andiamo a cuocere. Guardate un po' che spettacolo sta salsa. Un quarto d'ora dopo, adesso vado a spegnere, vado a mettere basilico sempre fresco, abbondante, l'odore è stupendo. Naturalmente, da buon siciliano, e ci ho pensato adesso, non ho fatto altro che sbucciare una melanzana, adesso la friggo e poi gliela metto su sulla pasta con la ricotta salata. Guardate un po' che spettacolo. Io la salsa la faccio spessissimo, ma il sapore è qualcosa di meraviglioso, perché il pomodoro ha cotto per 40 minuti dentro il forno, per cui ha acquistato un sapore completamente diverso dal solito. L'acqua sta bollendo, adesso vado a calare la pasta, la saliamo. Nel frattempo abbiamo fatto due melanzanine fritte da mettere sulla pasta, che ho coperto. Bene, i bucatini si sono cotti, adesso andiamo a mettere la salsa sopra, li andiamo ad aggiustare e impiattare. Io di solito preferisco farla in questa scodella ben grande. Ecco qua, l'odore è stupendo. Bene amici, e abbiamo qui la nostra salsa fatta con i pomodori gratinati al forno, ed è veramente eccezionale. L'ho assaggiata, metto del parmigiano, un paio di fogliette di basilico, così potrei mettere anche la ricotta salata, una bella fetta di melanzana qui ad accompagnare. E noi andiamo a fare la degustazione. La fine del mondo. La salsa è di un gusto tutto particolare.
ma buona. Che dire? Fatela, fatemi sapere. Se avete qualcosa di negativo da dirmi, mettetelo per iscritto, una nota. Sai, potevi farla così o così. Iscrivetevi a chi vede per la prima volta. Se avete parenti, date il mio sito. Un mi piace è graditissimo. E una bella estate a tutti quanti. Ciao, ma comunque noi ci vediamo ogni sabato, eh? E alla prossima. Buon appetito a tutti. Ciao ciao.